Ti saluto con la pace del Signore, ti auguro una buona giornata anche oggi, martedì 3 di ottobre 2023. Siamo pronti di nuovo per poter ascoltare il messaggio della parola di Dio che questa mattina leggerò subito, che dice proprio così: non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi a causa loro. Io sono il Signore, vostro Dio. Questo testo lo puoi trovare nel libro del Levitico, al capitolo 19, il versetto 31. Il titolo di questa meditazione biblica è questo: occultismo. In ogni epoca l'uomo ha cercato nelle differenti forme dell'occultismo la soluzione ai misteri della vita o il conforto nei momenti di angoscia. Più recentemente molte persone hanno abbandonato la fede in Dio, ritrovandosi, anche senza ammetterlo, di fronte al vuoto spirituale più profondo. Allora alcuni, per calmare le angosce riguardo all'avvenire o l'incertezza di fronte a una scelta importante, si affidano ai veggenti, ai chiromanti, agli astrologi. Ma cosa dice la Bibbia riguardo a queste pratiche? Essa la vieta con parole molto severe: non si trovi in mezzo a te né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né il negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. Non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini. Non li consultate per non contaminarvi a causa loro. Io sono il Signore, vostro Dio. E spesso queste consultazioni sono fasulle e non fanno altro che approfittare della credulità di persone semplici e disorientate. Ma non è raro che i medium intrattengano rapporti con gli spiriti satanici. Fuggiamo da queste pratiche che Dio dichiara abominevoli. Non troveremo nessuno che ci possa rassicurare riguardo all'avvenire se non Dio stesso e la sua parola. Lui, l'unico vero Dio, il Dio d'amore, il Dio salvatore. Io credo che lo Spirito Santo abbia parlato in maniera molto chiara e sono convinto che questo video arriverà a qualcuno di specifico, perché possa comprendere qual è il pensiero di Dio, il proposito di Dio e possa convertirsi, ossia possa abbandonare queste pratiche sataniche dell'occultismo e possa iniziare a camminare una nuova vita con Cristo Gesù. Io lo spero tanto e prego il Signore che sia così. E non credo che sia un caso che questo messaggio è arrivato proprio in questo momento. Quindi voglio darti un consiglio: se tu sei un credente, se sei già una persona che sei stata salvata, che cammini nella fede e pensi a qualcuno che magari ha praticato l'occultismo, che lo pratica, che cerca aiuto attraverso queste cose, inviaci questo video tramite WhatsApp, tramite Facebook, tramite come vuoi tu. Inviaglielo e fagli conoscere il pensiero di Dio su queste pratiche sataniche, perché li dobbiamo chiamare col giusto nome, non diciamo, in altre forme, no, nel giusto modo. Quindi ti invito a farlo, perché io credo che il Signore parlerà a qualcuno in un modo particolare. Io ti saluto, ci vediamo domani, che Dio benedica grandemente la tua vita e l'intera tua famiglia. Pace di Gesù.